La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E andiamo avanti con il premio di eccellenza dell'anno ricerca e sviluppo farma. Il premio va a Sintetica. Per essere una realtà storica e consolidata, leader nel mondo del farma, per gli importanti sviluppi apportati al settore sanitario, grazie alla produzione di prodotti innovativi e di alta qualità e all'esperienza maturata nell'ambito della ricerca in collaborazione con ospedali e università che hanno portato Sintetica a espandersi anche sul mercato globale. Complimenti. Complimenti. Eccellenza dell'anno ricerca e sviluppo farma. Siamo in compagnia del dottor Nicola Caronzolo, CEO di Sintetica. Benvenuto. Grazie. Sintetica ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno ricerca e sviluppo farma. Come commenta questo prestigioso riconoscimento? Innanzitutto ringrazio Le Fonti per il premio e per aver valorizzato quello che è il nostro lavoro in ambito di ricerca e sviluppo. Tutte le aziende farmaceutiche, ma in generale penso qualsiasi tipo di azienda, ha l'ambizione di poter crescere, di potersi sviluppare. Perché ciò avvenga, alla base vi è la ricerca, che può essere di tipo tecnologico piuttosto che anche di tipo scientifico, come nel nostro caso, o farmacologico-medicale. Sintetica da 20 anni ormai a questa parte punta a costruire una crescita che sia continua e solida basandosi sulla sua ricerca e sviluppo. Noi abbiamo un team molto, molto grande, legato all'ambito della ricerca. Il team è lo Scientific Affair, che si occupa quindi dello sviluppo e della ricerca partendo dalla prima fase fino alla registrazione del farmaco finale. La composizione del team è per gran parte composto da donne. Questo perché nell'ambito della ricerca, soprattutto nell'ambito farma, diciamo che l'apporto femminile è fondamentale. Da qualche tempo sta ricoprendo il ruolo come CEO di Sintetica. Cosa significa per lei la parola leadership e quali sono gli obiettivi che si pone alla guida di una importante realtà come la vostra? La leadership in qualsiasi ambito richiede chi guida, chi ha l'onere, l'onore di guidare un'azienda abbia una chiara visione su dove l'azienda debba andare negli anni immediatamente successivi e in base a questo guidare l'intero gruppo a che questi obiettivi vengano raggiunti. Chiaramente la leadership, perché una leadership funzioni, c'è bisogno che i collaboratori e quindi l'intera azienda, dal CEO fino ai collaboratori più giovani o meno giovani, in tutti gli ambiti dell'azienda stessa, siano e funzionino come un unicum. Sintetica da tanti anni porta avanti una politica in cui le persone sono fondamentali alla costruzione dell'obiettivo finale. Quindi Sintetica cerca di costruire qualcosa che possa dare a tutti quanti la possibilità, per esempio, di far convivere il lavoro, la passione, lo sforzo lavorativo anche con la vita privata. Questo non è per nulla facile, noi ci proviamo e ci proviamo soprattutto cercando di aiutare chi magari ha momenti delicati della propria vita o cercando di venire incontro per esempio a tutto il mondo femminile di Sintetica che ha bisogno di essere maggiormente supportato in quanto generalmente una donna è madre, professionista, è figlia come tutti noi, figlio, e quindi ha magari anche più contemporaneamente più professioni da portare avanti.
Ecco, infatti tra i numerosi traguardi e successi raggiunti da Sintetica vi è sicuramente l'importanza dedicata al clima e all'ambiente di lavoro. Quanto è importante quindi questo aspetto per voi e in che modo si muove di pari passo con l'innovazione e il successo aziendale? Per noi, per Sintetica, per la filosofia che ha mosso il lavoro di Sintetica negli ultimi anni, questo aspetto è chiaramente fondamentale. Naturalmente il business in tutti i mondi, come quello pharma, è costruito sia con valorizzazione delle persone, sia con valorizzazione degli asset o del business stesso. In Sintetica noi teniamo e crediamo in maniera molto fondamentale che per far bene il business l'aiuto di un clima sereno, di un ambiente di lavoro in cui tutti possono apportare il loro massimo possibile in serenità sia fondamentale. Sicuramente non è l'unico modo per far business, ma noi crediamo che se il business viene fatto in questo modo è un business migliore. Grazie e congratulazioni ancora. Grazie a voi.